tutti ad acchiappare i due sindaci, la sindaca Anna Maria Caso, prima nella storia a Praiano in Consiglio Amalfitano, il sindaco Giuseppe Guida. Allora, Anna Maria, mi sono piaciute molto le tue parole per quanto riguarda la sinergia Praiano-Positano. Siamo praticamente un unico insieme. E il sindaco di Positano, la cosa che più mi ha colpito è stato l'appello al problema sanitario con la continuità che ci dovrebbe essere in questo territorio. Allora, innanzitutto partiamo da solo queste due cose. Sulla sinergia fra Praiano e Positano, si sta dialogando? È un dato storico, ma si è sempre dialogato. Adesso chiaramente anche le condizioni, il PNRR, la progettazione, tanti discorsi che necessariamente devono essere fatti insieme, portano ancora di più a lavorare insieme. Lavorare insieme poi, anche con Giuseppe, per. Abbiamo pure i trascorsi sportivi, per cui la medaglia sportiva. È vero, siete tutti e due sportivi, vero? Due sì sportivi. È un fatto da sottovalutare. Ecco, essere sportivi incide molto anche sulla psiche, sul modo di comportarsi e di rapportarsi, per cui questo è un valore aggiunto, diciamo. È un valore aggiunto, infatti siete entrambi molto positivi. Peppe, allora come si prospetta questa situazione? Anche cerchiamo comunque un Praiano, anche per quanto riguarda la mobilità, il traffico, sì, guarda, siamo in fase. Anche con la sanità, è vero, scusami. Anche con la sanità. Col Covid abbiamo interagito, abbiamo collaborato, cioè tutto quello che si fa oggi sul mio comune o sul comune di Anna Maria, insomma, ha delle relazioni e per cui siamo sempre in contatto per cercare di. Siamo sempre in contatto. Sì, per cominciare dalla sanità, col centro vaccinale, insomma, abbiamo portato avanti. Fatto un grosso lavoro insieme, è vero, grande sinergia. Oggi c'è la mobilità con queste nuove biciclette elettriche, insomma, che sono presenti sia sul nostro comune, ma in tutta la costiera amalfitana. C'è un importante progetto che è stato annunciato anche dal sindaco di Maiori, che è quello per i fondi PNR legati alla realtà della costiera amalfitana come UNESCO. Lì stiamo lavorando tutti quanti insieme per cercare di dare un nuovo rilancio alla costiera amalfitana, patrimonio dell'umanità. Assolutamente, assolutamente. Ottimo questo progetto. La questione, mi permetto di sottolineare, della valutazione dei sentieri, dei cammini, i cammini mediani, questo ci vede ampiamente in sinergia. Ed è stata una bella operazione anche di recupero ultimamente, il Comune di Praiano che ha recuperato un bene. Perché ci credo molto nella valorizzazione dei sentieri mediani, che a differenza del sentiero degli dei possono essere percorsi e valorizzati in modo efficiente ed efficace, soprattutto dare un'alternativa a chi viaggia e chi viene in questa. Assolutamente. E poi il grosso appello per la sanità, sì, oggi che sarà, ci ritroviamo. Sì, oggi sarà una giornata importante dove abbiamo parlato di accoglienza, di sicurezza, e di sicurezza sanitaria. E l'appello fatto alla regione, e ringrazio la presenza dell'onorevole Vicarone, è proprio quello di individuare la costiera amalfitana come una zona sanitaria speciale, in deroga a tutte quelle che sono diciamo, la burocrazia e gli sbrighi amministrativi che creano delle problematiche. Anche se mi permette, sindaco, anche di tua ambulanza, pure per Praiano, certo, Anna Maria certo. Lo sa benissimo che ormai sono 40 anni che seguiamo tutta la cronaca. Via mare, l'ambulanza non aspettiamo ad agosto, no, anche questo, l'ambulanza, medico di continuità. Sanitaria significa dare un valore aggiunto al turismo, il turismo è uno fatto piacere che è il nostro indotto principale, quindi va salvaguardato e tutto. Sicuramente l'onorevole Picarone, anche se non competente in tutti gli argomenti che si sono trattati, perché aspettavamo l'onorevole Casucci che purtroppo ha avuto una problematica fisica, lo salutiamo, però avrà fatto sintesi di tutte quelle che sono state le stanze che sono pervenute da questi incontri e quindi saprà riportarle a chi di dovere, insomma, per essere ascoltate e valutate. Allora Anna Maria, comunque complimenti per la tua carica come donna, questi mesi come sono stati? Però, il fatto di essere stata donna ti è stata. No, assolutamente. Per me è un dettaglio con cui essere donna e essere uomo, l'importante è credere in quello che si fa ed essere convinti che la vita amministrativa, cioè essere sindaco di un paese, sindaco, significa mettersi a disposizione al servizio del territorio, soprattutto. Assolutamente. Amare, e ci vogliono proprio degli sportivi che devono correre, ecco. Ma qua. Sai, sì, ci vuole attività sportiva, dice, il Giro d'Italia facciamo arrivare pure qua, dai, ci vogliamo impegnare, no? Va bene, grazie.